William e Kate sono fuori controllo. I principi di Galles sarebbero molto contrariati in merito ad una decisione presa nei confronti del fuggiasco Terry. Le tensioni all'interno della famiglia reale sono ai massimi storici. La figura della regina Elisabetta II sembrava mantenere una situazione di stabilità. Con la sua morte, avvenuta nel settembre 2022, parrebbe che la casata britannica si stia sgretolando. Il motivo di tante preoccupazioni è identificato nel principe Harry e il suo recente comportamento. Nel 2020 ha lasciato la patria insieme alla moglie Meghan Markle e ha rinunciato al suo ruolo ufficiale all'interno della monarchia. La scelta, seppur dolorosa, è stata totalmente legittima. Tuttavia, nessuno poteva aspettarsi ciò che è avvenuto dopo: una valanga di critiche, dichiarazioni sconvolgenti, attacchi al vetriolo, frecciatine e insinuazioni di bassa lega verso tutti i membri della famiglia, padre e fratello inclusi. I duchi di Sussex, inoltre, hanno usato metodi mediatici sempre più in vista per le loro invettive. Interviste, una docu-serie su Netflix e un'autobiografia, Spare, del principe Harry piena di risentimento. Come se non bastasse, le condizioni di salute di re Carlo III e della principessa Kate, entrambi colpiti da due forme diverse di tumore, hanno inferto un ulteriore colpo all'istituzione. William e Kate sono disgustati dal comportamento di Harry. Cosa sta succedendo nella Royal Family? Il principe Harry sta per mettere le mani su un'ingente somma di denaro che proviene dalla sua famiglia. Si tratta di una cifra stellare, ben 8,5 milioni di dollari. La defunta regina madre, bisnonna di Harry e William, aveva infatti istituito un fondo fiduciario avviato. Dovrebbe essere rilasciato al duca di Sussex il mese prossimo, quando compirà 40 anni. Fonti vicine ai principi di Galles, William e Kate, rivelano come essi siano profondamente turbati dal vantaggio finanziario per il fratello, fuggiasco. Credono che non abbia fatto nulla per guadagnarselo. William è piuttosto disgustato dal fatto che ancora una volta Harry incasserà e porterà milioni nella sua casa di Montecito senza muovere un dito, è stato rivelato al New York Post. Il fondo fiduciario istituito dalla bisnonna consisteva in 90 milioni di dollari in totale. La regina madre Elizabeth Bowes-Lyon probabilmente aveva in mente che i propri discendenti avrebbero lavorato per la monarchia e contribuito a portare avanti i valori della famiglia reale. Harry, tuttavia, ha tradito quelle aspettative. Per questo motivo il principe e la principessa di Galles non credono che meriti quel reddito. Si dice che Re Carlo sia desideroso di superare i vecchi rancori e riaccogliere il suo secondogenito. Non è così per William e Kate, ancora adirati per i commenti che il duca ha rivolto loro nella biografia Spare. Il patrimonio netto combinato dei duchi di Sussex è attualmente stimato in 60 milioni di dollari, secondo il Mirror. Gran parte del loro successo finanziario deriva dai lucrosi accordi commerciali che hanno concluso con Spotify e Netflix, oltre a gestire attività di lifestyle ed opere filantropiche.